Buongiorno a tutti, allora ricordatevi sempre di scrivere da dove scrivete, che cosa state facendo, se siete al mare, se siete in montagna, al lavoro, se siete al fresco, al caldo, insomma interagite, mettete i like che io poi vi leggo, vi commento, mentre invece se vedo pochissime interazioni significa che vi sto dicendo cose che non vi interessano, che comunque non sono importanti e quindi poi li cancello i post che hanno poche interazioni, insomma non succede nulla, tanto non cambia il mondo, sia che commentiate e mettiate like, sia che invece non lo facciate. Detto questo, di interessante che cosa ho da dirvi? Allora, intanto che vabbè, sono sotto uno dei tanti alberi, dei tanti autogrill di questo lungo tour, che mi mangio il mio melone, il mio pomodoro e mozzarella, mi rilasso e sto andando in un paese che si chiama Ricigliano, in provincia di Salerno, non tanto per farvi la pubblicità del concerto che vado a fare, ma perché a volte gli artisti girano in generale in alcuni posti d'Italia, magari paesini di un migliaio di abitanti e magari non si rendono conto che quei paesini invece hanno una grande storia. E per esempio Ricigliano, che è ora in provincia di Salerno, è un paese che è stato edificato dai greci che arrivavano dalle isole del Peloponneso, poi è diventato ovviamente una colonia romana. Faceva parte della terra di Lucania prima, cioè della Basilicata di oggi per capirci, mentre poi è passato alla provincia di Salerno e alla Campania, ha fatto parte del grande regno delle due Sicilie che io canto nella canzone al sud e poi questo episodio particolare che accolse due briganti, Carmine Crocco e l'altro non mi ricordo come si chiama, fecero una grande festa assieme sia alla cittadinanza che ai preti che in quel momento lì avevano tantissimo potere. Ecco, questo per dire che comunque ogni paese ha una storia, una cultura, una tradizione. Questa sera la Proloco organizza la 10ª edizione di Camuna e quest'anno, il 14 agosto, c'è anche Povia. E niente, io canterò anche la canzone al sud per rendere onore questa sera anche a Ricigliano, che ha fatto parte del grande regno delle due Sicilie. Dopo c'è stata l'unità d'Italia, che sicuramente andava fatta perché creava tante aspettative di bene, ma poi invece insomma si può discutere su come sia stata fatta, perché il sud da quel momento in poi ha cominciato ad avere proprio i gravissimi problemi, magari ce li aveva anche prima, ma dopo l'unità d'Italia sicuramente sono triplicati. Vi mando un bacione, ci vediamo stasera a Ricigliano in provincia di Salerno, vi leggo e se interagite tanto vi commento e vi metto i like. Ciao.